Quante lire valgono adesso le lire in un determinato tempo? 120 milioni nel 1978 non equivalgono a 120 milioni del 1992, ad esempio, come vi potrò mostrare. Quiz, 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 chat, quiz! 125 milioni del 78 valgono di più o di meno a prezzi odierni rispetto a 125 milioni del 92? Eh? Chiedo a Borghi. Valgono di più. Bene, abbiamo una prima risposta. Altri? Quindi le lire nel 78 valgono di più delle lire del 92. Di più quelle del 70. Anche Mattia. Scopriamolo, scopriamolo. Quindi 125 milioni di lire nel 78 sono 428 mila euro. Ovviamente a prezzi odierni, perché poi devi calcolare il cambio e poi anche l'inflazione degli euro, no? Perché ad esempio un errore che si fa spesso è quello di dire: ah, 1.000 lire valgono 2 euro. In realtà le 1.000 lire valevano più o meno 2 euro nel 99. Poi cioè, devi contare l'inflazione che poi si è generata in 20 anni anche. Spazio politico, grazie mille del follow, benvenuto! Dai, vediamolo. Quindi, nel 92 abbiamo detto, nel 92 125 milioni equivalgono a 108 mila euro. La magia dell'inflazione. Ciao, un grande saluto anche a te, Spazio Politico, un grande saluto anche a te. Quindi vediamo che praticamente abbiamo perso, tre quarti del valore. Tre quarti del valore l'abbiamo perso. In 78-92, in 14 anni abbiamo perso tre quarti del valore, abbiamo perso. Per farvi capire chi osanna la lira, no? Con cosa ha a che fare? E la gente rimpiange i piedi quando svaluta mamma. Esattamente, esattamente. In soli 14 anni perdevi tre quarti del tuo valore. Per questo è importante investire, anche solo per combattere l'inflazione. Assolutamente, assolutamente sì. E c'è da dire anche che in realtà quando abbiamo calcolato le lire del 78, già nel 78 l'inflazione iniziava un po' a scendere. Perché se poco poco facciamo negli anni 70, nel 1970, nel 70 125 milioni di lire valevano 1 milione e 100 mila euro, dopo 8 anni, metà, meno della metà, dove effettivamente c'è stato il boom della crisi petrolifera. Poi in realtà dopo nel 79 ci fu la seconda crisi petrolifera, che anche lì ci fu abbastanza perdita di valore della lira a causa dell'inflazione. Però insomma è interessante, no? In 8 anni perdiamo più della metà del nostro valore e in 14 anni dal 78 al 92 ne perdiamo tre quarti. Però se ad esempio in teoria nel serpentone monetario, soprattutto negli anni 90, questa cosa dovrebbe essere meno pronunciata. Ad esempio, se io faccio nel 90 valgono 121 mila euro, se io faccio nel 2000, dopo 10 anni, 84 mila euro. Cioè, capite la differenza? Quanto uno dei vantaggi proprio dell'agganciarsi alle altre nazioni e dell'introduzione dell'euro abbia impattato sui nostri risparmi, ad esempio. È uno degli esempi più lampanti di quanto le persone facciano confusione in questi calcoli. Quindi, come vedete, se io prendo dagli anni 70 al 78, in 8 anni il mio valore è più che diminuisce. Dal 78 al 92, in 14 anni, perdiamo tre quarti del valore della nostra ricchezza. Mentre se prendiamo dagli anni 90 al 2000, che è sostanzialmente il periodo in cui la lira si aggancia all'euro e si inizia a convergere ancora di più, per quanto riguarda la creazione dell'euro, dell'eurozona. In 10 anni quanto sarà? Quanto abbiamo perso? Il 30% abbiamo perso più o meno.